corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato a Mondoviera all'interno della sua auto. Peculato è l'accusa a carico di un operaio dipendente del comune di Peveragno. Raccolta porta a porta a Cuneo. Ottimi risultati, ma dal 2019 ci saranno più controlli. Dopo due anni dall'alluvione che mise in ginocchio la viabilità provinciale di Monesi, è partito il primo cantiere. Ben ritrovati cari telespettatori di Telegranda, un nuovo appuntamento con il nostro notiziario a cura della redazione giornalistica, notiziario che apriamo con la cronaca. Siamo a Mondovì, dove nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 novembre, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo all'interno della sua auto. Massimo riservo sull'indagine condotta dai carabinieri di Mondovì, coordinata ovviamente dalla Procura di Cuneo. Un uomo è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di giovedì 22 novembre nelle campagne fra Mondovì e Bastia. È intervenuta un'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'auto era un SUV, aveva finito la corsa contro un albero nei prati adiacenti la provinciale numero 12, in frazione Villaro, verso la Fondovalle Tanaro. All'interno dell'abitacolo c'erano evidenti segni di un principio di incendio. Massima riservatezza sulle indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Mondovì e coordinate dalla Procura di Cuneo. Il magistrato ha già disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo, la cui identità resta al momento sotto riservo. Verrà condotta nei prossimi giorni e sarà utile a ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e stabilire quale sia stata la causa del decesso. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto l'auto contro la pianta. Dopo i medici del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì e i carabinieri, che hanno condotto a lungo i rilievi per cercare di ricostruire i fatti. Nessuna ipotesi è stata avanzata né è stata esclusa. Sempre per la cronaca, parliamo ora del crollo avvenuto nel pomeriggio di oggi al centro residenziale per disabili Casa Arcobaleno di Beinette, a cedere una parte del soffitto. Evacuate 20 persone, una delle quali rimasta ferita, seppur non gravemente. A intervenire i vigili del fuoco di Cuneo, che hanno eseguito un sopralluogo sull'intero edificio, accertando anche altre zone deboli del soffitto che dovranno ovviamente ora essere messe in sicurezza. Ancora la cronaca, peculato e l'accusa a carico di un operaio dipendente del comune di Peveragno, filmato mentre rubava il gasolio di proprietà pubblica. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Cuneo hanno arrestato in flagranza di reato un dipendente del comune di Peveragno, 51 anni, residente in paese. L'accusa è di peculato. Dalle indagini condotte dai carabinieri è emerso che il consumo anomalo di carburante dei mezzi di proprietà comunale, denunciato da alcuni dipendenti dell'ente, era proprio dovuto ad un collega. Il responsabile tecnico rilevava continui ammanchi di carburante nonostante i mezzi comunali non avessero percorso che pochi chilometri. Inoltre non c'erano tentativi di effrazione della recinzione del deposito o forzature delle chiusure dei serbatoi. Da qui il sospetto che il responsabile dei furti fosse uno dei due operai detentori delle chiavi del magazzino, l'unico presente in sede causa assenza del proprio collega per ferie o malattia. I carabinieri autorizzati dalla procura hanno quindi installato delle telecamere all'interno del deposito per riprendere con certezza il momento esatto di sottrazione del gasolio dei serbatoi. L'operaio è stato immortalato mentre posizionava un cartone per terra in corrispondenza del serbatoio, poi introduceva un tubo di gomma e iniziava ad aspirare il gasolio che riversava nella tanica immediatamente caricata nel bagagliaio della propria auto. Acquisita la prova del furto commesso, i carabinieri hanno atteso che finisse il turno di lavoro e lo hanno fermato mentre tornava a casa. Nell'auto è stato ritrovato il sacco nero con il tubo di gomma ancora gocciolante e la tanica rossa contenente circa 10 litri del carburante. Immediato l'arresto in flagranza di reato di peculato, l'uomo su disposizione della procura cuneese e ai domiciliari. No alle molestie e violenza sui luoghi di lavoro è l'intesa siglata oggi da Confindustria e dai sindacati provinciali CGL, CISL e UIL,
Una firma importante che arriva a poche ore proprio dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne in calendario, lo ricorderete, domenica 25 novembre. Oltre a condividere le parti, ovviamente il concetto della giornata mondiale, le parti si sono impegnate ad individuare a livello provinciale le strutture che possono offrire un supporto sia dal punto di vista legale che psicologico alle persone vittime di molestie o violenza e dare un'assistenza a queste ultime per un eventuale reinserimento lavorativo. Restiamo in tema, sono i medici dell'ASL Cuneo 1 e dell'ASL Santa Croce a metterci la faccia, campagna appunto contro la violenza sulle donne. Nel prossimo servizio la storia di una vittima e la riflessione di Corrado Bedogni, direttore generale dell'ASL. Negli ultimi tempi la violenza fisica era diventata l'ordine del giorno. Lui mi diceva che se fossi andata a dire, a spiegare che il livido che avevo in faccia era perché me l'aveva fatto lui, la gente mi avrebbe detto che comunque faceva bene. Mi diceva che andare a cena con delle amiche così voleva dire andare in giro a fare la prostituta. E la storia di Giulia, la chiameremo così, e lei sa perché, picchiata dall'ex marito per quasi 20 anni, le prime botte dopo pochi mesi di matrimonio, quando era incinta. Tutto subito ero incredula perché ho detto, ma cavolo, il mio principe azzurro che si comporta così. Dopo le violenze, le minacce, l'allontanamento dalla famiglia, il divieto di uscire, i ricatti economici, succede qualcosa che le fa dire basta. Una sera succede che mi si è attaccato anche con mia figlia più grande e lì è scattata dentro di me quella forza da leonessa che noi donne abbiamo. Sentivo che venivo ascoltata, venivo capita, venivo creduta. Il primo volto che una donna vittima di violenza incontra entrando in ospedale è quello delle infermiere del bancone del pronto soccorso. C'è la donna che dice esplicitamente quello che è successo e quella che no. Sta un po' all'infermiera che l'accoglie, cercare di capire con molta delicatezza, portarla poi a confidarsi. Per lei c'è un percorso dedicato, non passa dalla sala d'attesa, ma viene accompagnata subito nell'area post-triage. È un percorso predefinito, si snoda all'interno della struttura di pronto soccorso con ambienti dedicati che garantiscano la riservatezza, la tutela, il supporto immediato psicologico. In pronto soccorso incontra medici e infermieri appositamente formati che, oltre alle cure, le propongono un percorso che può partire solo se lei a volerlo. Una donna che è già stata vittima di un sopruso, di un abuso, deve essere rimessa al centro di tutta la sua vita e di tutte le sue decisioni. Quando la violenza è stata anche sessuale, il percorso prosegue all'interno della rete creata dentro e fuori l'ospedale in ginecologia. La donna che viene in pronto soccorso è una donna che è riuscita a vincere la vergogna, la paura, che è la paura di essere giudicate, la paura di essere trattate male. Tutte le volte che una donna viene accolta nel modo corretto e aiutata a ripartire, è la nostra società che fa un passo avanti verso una cultura che è contro la violenza. È un'esperienza estremamente disintegrante per la donna. Ci sono delle immagini intrusive, quindi continuamente la sensazione di rivivere che cosa è accaduto. Donne che erano talmente sotto shock che non riescono a ricordare quanto è accaduto. Ci sono donne che rifiutano gli uomini, che rifiutano, che vanno in allerta se vedono un infermiere con determinate caratteristiche. Le vittime di violenza, oltre che donne, spesso sono anche mamme, che si affidano all'assistente sociale dell'ospedale, che fa da collegamento con i servizi del territorio, per trovare un rifugio non tanto per se stesse, quanto per i propri figli. I figli spesso aiutano queste donne a prendere decisioni che magari loro non sarebbero ancora in grado di mettere in atto. A distanza di 10 anni e dopo il processo penale, ora Giulia si è ricostruita una vita serena e libera. Sicuramente troverete persone di là che vi sapranno aiutare e farvi rinascere una vita nuova. Per Giulia e per tutte le vittime, l'ospedale di Cuneo è un porto sicuro all'interno della rete antiviolenza. Siamo presenti in tutti i tavoli tecnici. Dobbiamo fare anche uno sforzo maggiore sulla prevenzione, sugli operatori che sappiano riconoscere in tempo anche quando queste problematiche non vengono fuori, ma anche sui giovani, in maniera poi che quando saranno adulti questa cosa non si presenti. Dobbiamo fare in maniera che la violenza sulle donne non sia una cosa normale.
L'economia locale: nei giorni scorsi a Borgo San Dalmazzo si è svolto l'ultimo mercato delle castagne del 2018, tempo di bilanci, quindi ora quest'anno ha registrato risultati in notevole crescita rispetto allo scorso anno. Durante le 12 aperture sono infatti stati trattati ben 1580 quintali di castagne rispetto ai 570 dello scorso anno. Una cifra ragguardevole a cui va aggiunto il buon andamento dei prezzi realizzati dai castanicoltori che hanno conferito il prodotto della loro raccolta al mercato borgarino. Il prezzo medio è stato infatti di 1,56 euro al chilogrammo, con un apice realizzato nelle prime aperture pari a 2 euro a chilogrammo. Il mercato con la maggiore quantità di prodotto commercializzato è stato quello di lunedì 22 ottobre con 250 quintali. Ed ora torniamo sul nostro tema settimanale, quello dei rifiuti. Proprio questa settimana infatti era la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Abbiamo intervistato il rifiutologo Roberto Cavallo per fare il punto su come sta andando la raccolta differenziata in provincia Granda. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, in provincia di Cuneo siamo sì virtuosi ma a metà del guado. Secondo gli ultimi dati della regione Piemonte produciamo un po' più di rifiuti rispetto alla media regionale, 480 kg circa per abitante all'anno, e ne differenziamo circa 2/3. Abbiamo cioè raggiunto il 65% di raccolta differenziata. Cosa dobbiamo fare? Intanto dobbiamo migliorare, perché ce lo chiede l'Unione Europea, che ci dice che dobbiamo arrivare al 70% di riciclo, che significa il 75-80% raccolta differenziata di qui ai prossimi 10 anni. Ma soprattutto, ripeto ancora una volta, dobbiamo ridurre i rifiuti. Considerate che stiamo parlando di rifiuti urbani, cioè la punta di un iceberg. Dietro a un chilo di rifiuti urbani ce ne stanno 7 di rifiuti industriali. Noi fortunatamente siamo ancora una provincia con un buon tessuto artigianale, un buon tessuto produttivo, per cui dobbiamo fare molta attenzione a gestire questo tipo di rifiuti. Quindi ridurre un rifiuto, un chilo di rifiuto urbano, significa ridurne 7 di rifiuti industriali, rifiuti produttivi. Quindi andiamo bene, ma abbiamo ancora un po' di strada da fare. Restando in materia, quella in cui ci troviamo è la Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti, iniziativa che festeggia i due lustri. A portarla in Italia, 10 anni fa, l'associazione AIC e la cooperativa Albese Erica, operante nel settore della comunicazione ambientale. È un'azione dal basso, cioè i cittadini, le imprese, le amministrazioni, le scuole propongono di fare un'azione che dimostri che si possono fare meno rifiuti, o con la comunicazione o operativamente. Perché bisogna farlo? Perché c'è una gerarchia. La gerarchia di gestione dei rifiuti ci dice che prima di tutto dobbiamo ridurre i rifiuti, poi riusare le cose e poi fare la raccolta differenziata per riciclare e solo alla fine recuperare energia e mettere in discarica. È dunque importante, lo facciamo anche dando un tema. Quest'anno il tema sono i rifiuti pericolosi, cioè i rifiuti che nelle nostre case contengono sostanze che una volta buttate nell'ambiente creano problemi all'ambiente stesso e ovviamente all'uomo. Pensate alle vernici, pensate agli oli, ma anche a cose magari un po' alle quali non pensiamo. Pensate a una padella antiaderente che con quella superficie che ha può diventare pericolosa una volta abbandonata. Per cui dobbiamo ridurre i rifiuti pericolosi, ridurre i rifiuti in generale, per aiutare il nostro pianeta e il nostro futuro. Restiamo in tema, abbiamo incontrato l'assessore comunale di Cuneo, Davide Dalmasso, per fare il punto sulla situazione del capoluogo provinciale, dove ovviamente è attivo il porta a porta da alcuni anni. Allora, come è andato nel prossimo servizio? Come sta andando? Porta a porta, Cuneo quando è partita e come sta andando l'esperienza? Ma Cuneo è partita nel 2014, siamo partiti in vari step per la città, l'ultimo era agosto 2014, quindi ormai è un'esperienza che dura da 4 anni. I risultati sono ottimi, perché siamo passati da una raccolta differenziata che era ben al di sotto del 50%, adesso siamo stabilmente intorno al 70% di raccolta differenziata. Quindi un risultato lusinghiero, in cui va dato merito ai concittadini di Cuneo che si sono subito adoperati per la buona riuscita del servizio e per la prospettiva futura, quindi di dare alle generazioni future un ambiente un pochino migliore di quello che abbiamo ora. Adesso, rispetto al 2014, conferiamo in discarica meno della metà dei rifiuti che conferivamo prima, quindi questo credo che sia un risultato molto molto importante per tutta la collettività. Ci sono delle novità anche nell'ultimo periodo?
Sì, stiamo cercando, andando avanti con il servizio, di correggere degli errori che originariamente c'erano. L'ultima novità che vedrà alla luce, diciamo, all'inizio dell'anno prossimo è un maggior controllo su quello che sono i conferimenti all'interno dei condomini, perché a Cuneo, oltre le 6 unità abitative, il condominio è dotato di un bidone condominiale, e i controlli erano un pochino più difficili e macchinosi. Cerchiamo di dare questo maggior controllo, anche perché, come fisiologico, dopo qualche anno l'attenzione cala un pochino anche dal punto di vista della cittadinanza, e quindi in qualche misura bisogna cercare di porre dei correttivi per cercare di mantenere i risultati lusinghieri che abbiamo raggiunto. Il servizio appaltato sarà l'appaltatore a curare i controlli? Sì, il servizio per conto nostro viene appaltato dal consorzio, per conto nostro, di altri 54 comuni del circondario, e quindi sì, sarà poi l'azienda e il consorzio a fare i controlli per conto nostro. Ci sono degli ispettori ambientali espressamente nominati che compiono quotidianamente questi controlli. La criticità che c'è ancora, ma lo sapevamo, è quella degli abbandoni in determinate aree della città. Anche questo abbiamo incrementato i controlli per cercare di ridurre il meno possibile. La sede centrale della provincia di Cuneo, le scuole superiori e gli altri edifici della Granda che dipendono dall'ente saranno riscaldati grazie al teleriscaldamento per ragioni di risparmio, sicurezza e rispetto dell'ambiente. Una scelta già applicata in città, dove il servizio è avviato e dove ora vale anche appunto a Cuneo. Martedì mattina, 20 novembre, è stato firmato il contratto tra provincia e società Veg Power, che blocca i contratti esistenti perché prevede vantaggi economici per l'ente pubblico, vantaggi ambientali per la cittadinanza appunto e vantaggi di sicurezza per gli utenti dei palazzi stessi. Per il momento il risparmio previsto è di circa 80.000 euro all'anno, ma dicono dall'ente provincia crescerà ancora. A Cuneo nasce Combinare le menti, un nuovo luogo di pensiero dove discutere della vita pubblica e di politica. Lunedì 26 novembre il primo appuntamento con Pier Carlo Padoan, ex ministro al Foro Boario di Cuneo. Mauro Mantelli, Combinare elementi, un nuovo spazio per confrontarsi, discutere su temi legati all'attualità e alla politica, nasce a Cuneo. Sì, Combinare elementi è un po', diciamo così, una composizione tra mettere insieme il pensiero e mettere insieme anche gli elementi di discussione, quindi diciamo che ha questo significato complessivo. L'attualità ci interessa, ma fino a un certo punto, perché il problema nostro è la decisione di creare questa associazione di discussione, si chiama think tank all'americana, ma comunque vuol dire poi gruppo di pensiero, è quello di far sì che invece la politica inizi di nuovo a ragionare un po' a lungo termine, perché pensiamo che il presentismo, cioè l'eccessiva attenzione alla contingenza, non ci permette di capire la metamorfosi di questo mondo, quanto profondamente sta cambiando, e quindi non riusciamo ovviamente a creare delle proposte politiche che siano all'altezza dei problemi che si stanno rivoluzionari, che si stanno formando e si stanno esplicando nell'economia, nella società, nella politica. Si parte proprio dall'economia con l'ex ministro Padoan, quali invece saranno gli altri protagonisti? Beh, noi abbiamo, diciamo, abbiamo in previsione, anzi lunedì vi sarà questo confronto con il ministro Padoan sull'economia, perché questa questione della legge di bilancio e del rapporto con l'Europa è una questione strategica. Soprattutto strategica, perché questa legge di bilancio sposta i soldi dagli investimenti alla spesa corrente, e questo paese ha bisogno di investimenti, di infrastruttura, quindi pensiamo con lui di parlare di queste cose. Poi ci sarà anche l'ex ministro dello sviluppo economico Calenda, poi abbiamo invitato un sindacalista della CISL, parleremo di lavoro, che è la questione di cui più ci interessa, quella che potremmo definire la nostra fondatrice, colei il quale ha pensato di più a questa struttura, che è l'onorevole Gribaudo, e quindi continueremo anche con iniziative di tipo locale. Appuntamenti magari saranno mensili, soprattutto si spera che ci siano tanti giovani. Sì, noi contiamo che ci siano tanti giovani, ci sono già dei giovani nel gruppo. L'iniziativa di lunedì sarà alla Casa della Musica, che è dietro Ping, vicino alla birreria Baladin, quindi in quella zona lì lo trovate.
ed è una, tra l'altro una struttura che come comune abbiamo inaugurato da poco. Prende il via domenica 25 novembre la stagione sulla neve ad Artesina. Gli impianti della Tour aprono in anticipo rispetto alle previsioni grazie alle prime nevicate arrivate ad imbiancare le piste nei giorni scorsi. Artesina si prepara così ad ospitare tutti gli appassionati per il primo weekend sulla neve, dando la possibilità di acquistare i biglietti già da domani, sabato 24 novembre, giorno di apertura ufficiale della biglietteria. Da domenica in poi gli impianti saranno aperti tutti i giorni. Tre le novità per la stagione 2018-2019: la nuova seggiovia quadriposto, il rifacimento di due piste, quella di Rocca e Giardina e quella della Selletta. Pagina ora degli eventi. Domenica torna la Fiera di Sant'Andrea a Peveragno e fra le più antiche fiere della Grande ha raggiunto, pensate, la 622esima edizione. Sindaco di Peveragno, il 25-26 novembre, ultimo fine settimana di novembre, torna la Fiera di Sant'Andrea a Peveragno, una tra le più antiche in zona e non solo. Sì, assolutamente, 622esima edizione, una delle fiere che affonda le sue radici più lontano nel tempo, classica tradizionale fiera agricola di fine stagione, dove gli agricoltori si ritrovavano e chiudevano la stagione con lo scambio di merci, mercanzie, animali, e quindi chiudevano la stagione agricola e si preparavano l'inverno, perché è vero che l'inverno inizia il 21 dicembre, ma in realtà da noi inizia il 1 dicembre. Quindi le ultime giornate di novembre erano quelle conclusive della stagione. Una fiera che è stata ripresa in chiave enogastronomica e turistica, perché ovviamente non ha più un significato prettamente agricolo e di scambio di mercato come era prima. Una fiera in cui il prodotto principe sono le trippe, un prodotto di nuovo povero da un punto di vista della tradizione, della ricchezza della cucina, ma un prodotto tradizionale perché è disponibile in quel momento, perché era la stagione della macellazione. Quindi tipicamente dai paesi vicini arrivavano in paese e potevano mangiare le trippe in tutte le osterie del paese. Le trippe sono il piatto riprodotto in tutti i ristoranti, in tutti i locali peveragnesi in questa stagione, e ovviamente sono proposte la domenica sotto il tendone che verrà allestito nella piazza del municipio, e dove quindi si potranno gustare i piatti tipici della tradizione. Oltre alle trippe anche le cupette, il classico dolce monregalese a base di noci, di miele e di ostia, che è caratteristico delle nostre zone. Torna la Fiera di Sant'Andrea a Peveragno, una delle fiere più vecchie sicuramente del territorio piemontese, ma credo un po' di tutta Italia, perché siamo alla 626esima edizione. Ancora una volta una fiera che parla di tradizione, parla di territorio, ma soprattutto parla della grande gastronomia di tutto il territorio cuneese. In chiusura un ultimo breve aggiornamento dai corrispondenti di Imperia TV. Dopo due anni dall'alluvione che mise in ginocchio la viabilità provinciale di Monesi, è partito il primo cantiere. È stato effettuato un sopralluogo dalle autorità, vediamolo insieme. Assessore Gianpedrone, a due anni dall'alluvione del 2016, un sopralluogo con l'inizio del primo cantiere per i lavori qui a Monesi di Mendatica. Beh, direi un bel sopralluogo, a due anni certamente da un'alluvione molto molto importante che aveva completamente spazzato via una viabilità provinciale che portava a questa frazione, che lo ricordo sempre è ed era una frazione che aveva del turismo evidentemente una delle sue più spiccate attività. Stiamo lavorando, fortunatamente quando si vedono cantieri aperti è un bel segnale. Sono due in realtà i cantieri aperti, sia quello della strada provinciale su cui siamo, diciamo, adesso a fare un sopralluogo proprio dove verrà il tracciato in questa parte, come dire, che è a monte delle case e quindi dell'abitato che purtroppo ha visto la frana di fronte. Più a valle, verso, diciamo, la provincia di Cuneo, c'è anche l'intervento su un'altra viabilità molto importante, sul ponte, che stiamo finanziando con altri 400.000 euro. In tutto è un investimento di regione di 1.400.000 per ridare le condizioni infrastrutturali che consentiranno evidentemente di ragionare di una ripartenza a questa frazione, a questo comune, credo doveroso dal punto di vista di protezione civile. Possiamo parlare di tempi? Azzardando il fatto che siamo molto legati al fatto che evidentemente il tempo ci dovrà aiutare, perché è un cantiere che dovrà lavorare in condizioni, come dire, climatiche non favorevoli, contiamo 7 mesi. Sono due cantieri che sono partiti più o meno da un mese, stanno lavorando bene, e io conto di venire qua la prossima primavera, diciamo prima della prossima estate, a poter avere il ponte consolidato e riaperto al traffico e anche avere la viabilità alternativa
che consenta quindi a Monesi di ragionare di come fare per come dire, tornare a quell'antico splendore, e che mi dicono, come dire, aver confermato anche da parte di tutte le persone che hanno investito qua la volontà proprio di farla ripartire, quindi di concedersi un ragionamento che possa per tutti noi anche essere di sviluppo turistico e soprattutto di un abbandono dell'entroterra, perché poi c'è un tema che è quello evidentemente che se qui non ci vive più nessuno, questa valle è destinata ad essere, come dire, purtroppo un rischio dal punto di vista idrogeologico. E siamo davvero in chiusura, vi ricordiamo l'appuntamento con Grandassetta e sabato e domenica alle 19. Buon proseguimento!